Il porticciolo di Palau si trova sulla costa orientale della Sardegna. Sulla collina vicina è possibile osservare la caratteristica roccia dell'Orso, un monumentale grosso blocco di granito alto 122 metri, visibile dal mare e modellato dai venti a forma di orso accovacciato sulle zampe posteriori. Ci siamo imbarcati per effettuare un viaggio che costeggia a pochi metri dalla riva gran parte delle isole dell'arcipelago. Il mare è calmo ed è una splendida giornata. Stiamo dirigendoci verso l'isola di La Maddalena. Eccoci arrivati al suo porto, dove in continuazione arrivano e partono le navi con auto a bordo. Ci stiamo ora dirigendo verso l'isola di Spargi, costeggiando quella di Santo Stefano. Santo Stefano è un'isola che appartiene ai privati, ma fa eccezione la sua parte orientale in cui si trovano insediamenti militari della nostra marina. In passato vi approdavano le navi appoggio per i sommergibili nucleari americani, che nel 2008 lasciarono l'isola. Ed eccoci arrivati all'isola di Spargi, la terza per estensione dell'arcipelago. Su di essa si trovano vari ruderi di fortini utilizzati durante la prima e seconda guerra mondiale. Nei fondali del suo splendido mare, dalle varie sfumature di azzurro, e precisamente di fronte a Cala Corsara, sono stati recuperati vari reperti storici, fra cui i resti di un'antica nave romana, oggi esposti al Museo Navale di La Maddalena. Tutte le spiagge sono raggiungibili via mare e il servizio è reso dalle imbarcazioni che portano i turisti in giro per l'arcipelago. A bordo di esse viene solitamente offerta una gustosa spaghettata, compresa nel prezzo del biglietto. Vi si trovano anche un bar e alcune toilette. L'isola è stata fin dall'epoca preistorica frequentata dall'uomo. Vi hanno abitato pirati barbareschi e pastori. Vi furono costruite attorno al 1750 delle piccole case ed anche una chiesetta. Attualmente vi si trovano numerose specie di uccelli. Stiamo per arrivare a Cala Corsara, situata all'estremo sud dell'isola di Spargi. È una delle spiagge più belle e affascinanti di tutto l'arcipelago. Oltre alle bellissime piccole spiagge di sabbia bianca e sottile, accarezzate da un mare cristallino, dove i turisti vengono fatti sostare per il bagno e il relax, si possono osservare alcune caratteristiche rocce modellate dal vento e dal mare, ad ognuna delle quali è stato dato un nome appropriato. Stiamo ora navigando attorno all'isola di Spargi e passando vicino a quella di Spargiotto ci dirigiamo verso l'isola di Budelli con la sua famosa spiaggia rosa, così chiamata per il suo caratteristico colore corallino. Dal 1994 questa spiaggia è entrata a far parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago e non è più possibile accedervi, sostarvi e neppure farci il bagno. È possibile solo passarvi davanti lungo un limite segnato da un cavo provvisto di boe galleggianti solo per fotografare o filmare. Il giorno della notte, soprattutto, c'era il cattivo. Di portarvi la sabbia e per questo motivo
ovvero ha, diciamo, bloccato l'accesso a questa spiaggia, che è coperta con questo manto rosa, e poi pian piano, a furia di portarla via, nonostante questi 15 anni che non è consentito l'uomo di arrivarci, non si è ancora formato così come probabilmente ci ha messo secoli a formarsi il rosa. E se vi dovesse capitare di rivedere il film di Antonioni, Deserto Rosso, che tra l'altro lo scorso anno è stato restaurato, ricordatevi che è stato girato proprio in questa spiaggia negli anni 60. Guardate, vedrete il rosa durante il movimento di flusso e riflusso dell'onda sul bagnasciuga. La navigazione prosegue lentamente in mezzo a luoghi d'incanto che resteranno per sempre nei nostri ricordi. La destinazione è il Porto della Madonna, chiamato anche Le Piscine, una laguna tra Budelli, Razzoli e Santa Maria. Anche qui sosteremo per rilassarci e fare un bagno rinfrescante nell'acqua cristallina. Il posto è veramente un pezzetto di paradiso trapiantato in terra. Il colore dell'acqua è di un verde smeraldo intenso e l'altezza media del fondo non supera i 2-3 metri. La sabbia su di esso in basso ha formato delle increspature che danno a tutta l'acqua, con il riflesso del sole, venature di luce bianca, forte, variabile e suggestiva. In questo luogo d'incanto si danno appuntamento molte barche di crocieristi e VIP. L'isola di Santa Maria è l'unica dell'arcipelago, escludendo Caprera, ad essere abitata stabilmente anche durante l'inverno, anche se da una sola famiglia. Ci sono in tutto 19 case in cui le persone vi abitano solo nel periodo estivo, e fra queste vi è anche un albergo. Tra le persone che vivono a Santa Maria c'è il famoso attore Benigni, che ha acquistato già da 5-6 anni, prima in un primo momento una piccola casetta, poi una seconda. Caprera è la seconda isola dell'arcipelago per estensione, dopo quella della Maddalena, alla quale è collegata tramite un ponte ristrutturato ultimamente. Pochi sono gli abitanti che vi risiedono stabilmente. Vi si trovano numerose cale sabbiose, estese pinete e scarpate a picco sul mare. Il suo punto più alto raggiunge i 212 metri. Cala Coticcio è sicuramente la località più gettonata dell'isola di Caprera durante il periodo estivo ed è conosciuta in tutto il mondo anche con il nome di Tahiti. La sua spiaggia è formata da sabbia molto bianca e sottile, bagnata da un mare cristallino con dei colori meravigliosi, adatto alle immersioni subacquee. Il centro velico di Caprera è la più antica scuola di vela italiana e ad oggi la più grande del Mediterraneo.